scontri con gli uomini delle scorte di Falcone, Borsellino e Chinnici, che stanno incontrando i ragazzi del Rutelli di Palermo. E allora cominciamo col primo. Intanto, quanto è bello incontrare i nostri ragazzi. Bellissimo, complimenti veramente. Comunque io sono uno che ho fatto parte della scorta di Falcone, Giovanni Falcone. Sono stato uno dei primi e poi successivamente ho fatto altre scorte, altre magistrate, assieme ai miei colleghi del Tribunale, San Marco e Provenzano. Cosa si prova oggi nel ricordare quelli che un giorno voi, diciamo, accarazzavate con senso, virtualmente ovviamente, con senso di amore, con la protezione dello Stato? Si prova un'emozione che siamo qui, mancano i miei colleghi, di cui qualcuno era un amico di infanzia e di amicizia di famiglia. E niente, l'emozione è quella, dico, siamo vive. Ahimè, purtroppo il lavoro che noi facciamo, la mattina ci alzavamo e non si sapeva se si ritornava o meno. Per quanto riguarda, che questa è una domanda sempre che fanno, voi avevate paura? La paura non c'era quando eravamo sulle macchine, anzi l'adrenalina andava alle stelle. Quando noi smontavamo e consegnavamo i vari, cioè strumenti, mitra, visore, che indolazione, si arrivava a casa, una si sedeva a tavolo con la famiglia e lì si crollava. Porca miseria, che cosa ho fatto oggi? Sono vivo. Questo. Ci diceva Paolo Borsellino sempre, noi quando eravamo con l'Odeo, noi eravamo dei ragazzi. Io cominciai con le scorte col Giuseppe Chinnici a 26 anni, ragazzino. E Paolo Borsellino ci diceva, ragazzi, noi non dobbiamo avere paura, perché se abbiamo paura si muore ogni giorno. Invece non abbiamo paura, moriremo solo una volta. Queste parole ci resteranno sempre nel cuore. E noi ricordiamo anche la nostra presenza qua, andiamo nelle scuole e proprio per ricordare a questi ragazzi, perché loro sono il futuro e speriamo che loro portano avanti quello che ci insegnava Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e soprattutto Rocco Chinnici, che fu la prima persona che io fece parte della scorta, cominciai con lui. Andavamo nelle scuole in tutta la Sicilia proprio perché Rocco Chinnici credeva nei giovani, perché i giovani sono quelli che speriamo e sono sicuro che ci riusciranno. Cioè, sconfiggeremo questo cancro, come chiamava Borsellino e Falcone, cioè questa merda di mafia. Scusa un attimo, c'è una ragazza qui del Rutelli, avvicinati, che vorrebbe farvi una domanda. Mettiti in mezzo. Si può mettere in mezzo, no? E allora, intanto come ti chiami? Andrea. E allora? Il nome, no? Cosa avete provato quando vi è arrivata la notizia che Falcone era morto? Allora, io mi ricordo quando ero in una riunione del mio condominio e c'era un signore che sapeva che io avevo fatto parte della scorta di Falcone, mi chiamò e mi disse, si chiama Cardinale, mi fa, Paolo esci un attimo, hai saputo c'è stato un attentato pochi minuti fa. Io mi ricordo, mi sono recato subito perché abito vicino all'ospedale civico arrivò Giovanni Falcone, la dottoressa Morvillo arrivò in elicottero al cervello dove poi morì, e io vidi là, appena arrivai, vidi Paolo Borsellino in lacrime e andai là, lo abbracciai. Mi commuovo ancora e mi disse, Paolo è finito, Giovanni non c'è più. Quelle cose mi ricordavo per tutta la vita. E allora? Io in quel periodo facevo un altro magistrato e abbiamo ricevuto la telefonata e la chiamata via radio, e in quel momento siamo stati tutti, anche il magistrato che io portavo, siamo congelati proprio al massimo. Domanda. Cosa cambiereste del passato? Cosa cambiereste del passato? Nulla. È andare contro la mafia sempre. Qualche altro domanda? No, niente. Io dico sempre ai ragazzi, se io rinascesse, rifarei tutto quello che ho fatto con questi personaggi straordinari, che non dimenticherò mai. Perché sono stati dei personaggi che ci hanno insegnato e che ci hanno insegnato tantissimo. Noi ci portiamo da loro un bagaglio veramente indistruttibile. Ecco perché noi siamo qua, siamo davanti a voi proprio, cioè, per far sì che loro soprattutto non vengano dimenticati e non dimenticate quello che hanno fatto, perché hanno dato la vita loro, i nostri colleghi che erano giovani come noi, che
io oggi ho la fortuna di raccontarlo, loro no, dove loro hanno lasciato pure moglie e bambine. E per cui, ecco, quello che dico è quello, che voi siete il futuro e voi siete quelli veramente che dovete cercare di impegnarvi molto veramente contro la mafia, chiamiamola. Magari, magari il prossimo anno, se i ragazzi del Rutelli ci tengono sicuramente, vi inviteranno lì a Palermo. No, sicuramente, ma noi ci invitano spesso, noi dove ci invitano noi andiamo sempre, andiamo sempre. Ok, complimenti. Una domanda. È il vostro ricordo più bello con Falcone? Il ricordo più bello con Falcone? Ma i ricordi più belli ce ne sono tantissimi, perché noi con loro abbiamo convissuto tutto, noi con loro eravamo le loro ombre, perché se loro dovevano andare a fare pipì in bagno, prima nel bagno entravamo noi per vedere che tutto andava bene, se Falcone andava a casa prima che lui salisse in ascensore salivamo noi a piede per controllare che tutto andava bene. E poi abbiamo dei momenti belli con loro, per esempio le cene che organizzava una volta ogni 15 giorni Paolo Borsellino e il dottore Falcone, che voleva a tavola solamente gli uomini della scorta. Io mi ricordo a Porticello, al Pescatore, dove Borsellino organizzava queste bellissime cene e dove voleva a noi ragazzi, dove lui si metteva con la camicia corta, ti dava le molliche e questi sono i ricordi belli che noi abbiamo di questi uomini straordinari. Cioè, che hanno segnato sicuramente la nostra vita, soprattutto la nostra vita hanno segnato. È la storia d'Italia. È la storia d'Italia, sì, soprattutto la storia d'Italia. Va bene, ragazzi. Comunque ragazzi, fate bagaglio di essere umile una contro l'altra, di amarmi veramente, non essere egoisti e falsi, cercate di essere voi stessi, aiutate il prossimo. Grazie. L'unica rabbia che ci portiamo, che quando ci penso, è quella. Io rifarei tutto quello che ho fatto con questo, però l'unica rabbia che ci portiamo è che se sotto magari ci rimproveriamo, non lo so, forse non siamo stati all'altezza di salvargli la vita, però ve lo giuro, abbiamo fatto di tutto, perché stavamo con loro notte e giorno, non lo so, non ci siamo riusciti, così volle il destino, però ecco quella rabbia, cioè pensate che loro non ci sono più e che noi magari, non lo so, potevamo fare forse di più, non lo so, però ci abbiamo messo l'anima veramente. E l'anima. Si vede. Complimenti ragazzi, allora ci vediamo prossimamente a Rutelli. Va bene, arrivederci. Arrivederci. A mio fratello, se voglio. Dove c'è il Duomo?